Sorpresa, sorpresa sul mio canale YouTube. Non c'era mai stato nemmeno un interista, mai, sul mio canale YouTube. Ma oggi c'è questo testa a testa. Volevo capire un po' dall'altra parte come stiano vivendo. Siamo qui negli studi di Numero 10 perché con Luca Mastrangelo abbiamo girato dei contenuti in esclusiva che potete vedere sull'applicazione di Numero 10. Che cos'è Numero 10? Intanto vi lasciamo il link in descrizione. È un'applicazione... Avete presente le vecchie applicazioni? Sorpassate, scordatevele. Scaricate l'applicazione gratuita di Numero 10, info di tutte le squadre di calcio, notizie, news e tanti contenuti in esclusiva, fra gli altri, non vi dico chi c'è, oltre a noi due, scopritelo voi, ma fra gli altri, miei e di Carlo Pellegatti. Scaricate Numero 10. Sì, io per esempio su Numero 10 metto il momento bollente della partita contro la Fiorentina. Non è una cosa erotica, Carlo. No, anche perché... Physique, non du rôle in questo senso, è stato il momento caldo, la parata di Maignan. Una parata di Maignan che veniva dopo la disgrazia, non la metto papera, la disgrazia di Radu, quindi poi il campionato si potrà anche decidere, giochiamo da 38 partite, eccetera, con queste frazioni di secondo. Ma la mia domanda, frazioni di secondo, perché là la reazione di Maignan, lì il mancato passaggio di Radu. Vado subito sul simpatico, se vuoi. Volevo capire subito, dopo questo episodio, ma parliamo poi di calcio, non stiamo fissi su questo episodio perché l'Inter non è a 72 punti, a 75 punti così per caso. A me interessano le industrie di ceramica di Faenza. Mi sembra che ogni volta dopo la papera di Radu, boato dei proprietari delle ceramiche di Faenza. Guarda, ti dirò. Perché per chi non lo conoscesse, Mastrangelo, che mi fa ridere, mi diverte, perché quando l'Inter non va bene, lui prende i suoi bei piatti, li rompe. Ma non è che li rompe per finta, proprio li rompe veramente. E lì? Ho guardato la partita Bologna-Inter qui e per fortuna qui non c'erano piatti a disposizione. Però ti dico la verità, Carlo, sono rimasto i primi 30 secondi senza nessuna reazione. Perché è stata una topica talmente clamorosa che io i primi 30 secondi sono stato veramente senza reazioni. Poi ho preso il telefono, ho cominciato a... scrivermi con quei quattro amici fidati e ci siamo scritti a vicenda. Ma che cazzo ha combinato? E poi vabbè. Senti, come sta vivendo dall'altra parte questi momenti? È chiaro che anche Monsieur della Palisse direbbe meglio essere a 77 invece di a 75 e di avere 7 punti che tu puoi fare, tra cui un pareggio. Come la state vivendo? Anche voi vita d'inferno? Con calcoli? Speranze? È chiaro che adesso noi ci stiamo attaccando. Io già avevo cercato di attaccarmi, insomma, alla Fiorentina. Adesso mi sto attaccando al Verona. Spero alla fine di non attaccarmi al... E non andiamo oltre. Verona per voi è stata in qualche caso molto fatale, quindi io spero che un inciampino lì lo possiate fare. La topica di Radu è pesantissima perché vi ha dato la possibilità anche di pareggiare. Quel punto lì che alla fine di Bologna-Inter, dico la verità, se avessimo fatto un punto l'avrei schifato. Sì, oggi, certo. Oggi come oggi sono lì che lo rimpiango. E io dopo il pareggio del Bologna, mancavano pochi minuti alla fine, dico... Per fortuna siamo ancora davanti. È andata grassissima. Senti, ma i giudizi sull'Inter di quest'anno vanno rimandati tutti alla fine del campionato? Allora, io penso di sì. Io dico già da un po' di tempo che secondo me l'ago della bilancia sarà la Coppa Italia. Ovvio, preferisco il campionato di gran lunga. Però nel caso in cui l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, sommata alla Supercoppa, tenendo conto che Inzaghi è il primo anno, che gli hanno venduto e Lukaku e Hakimi, che non abbiamo più Eriksen, io non posso considerare fallimentare la prima stagione se mi porti a casa Supercoppa e Coppa Italia. Ovvio
che se non vinci nemmeno la Coppa Italia, parliamone, allora lì il giudizio è un po' diverso. Io sulla Coppa Italia ho una speranziella, ma da maligno rosso-nero. Finisca come finisca, io magari se giocate 120 minuti non è che tu vuoi farci stancare, vuoi. Sai, ti ricordi il film Così si uccidono anche i cavalli? Era un film dove c'erano i danzatori, partiva la gara di danza e vinceva chi usciva prima dalla sala da ballo. Puoi capire, magari anche 24 ore a ballare, così si uccidono anche i cavalli. Sai che ai cavalli non voglio mai che muoiano perché io sono un appassionato di cavalli. Senti, chi è stato l'uomo decisivo dell'Inter fino ad ora? Nel maniera negativa Radu, ma non parliamo più di questo, parliamo di cose positive. Assolutamente Brozovic. Ecco, decisivo, ecco, ti fermo, decisivo. La differenza tra il Milan e l'Inter è anche questa. Il Milan è riuscito a supplire a Kjær, che è il leader della difesa, che da dicembre non c'è più. Ibra l'abbiamo visto poco. Abbiamo avuto problemi con Benasser a lungo. Siamo sempre riusciti a supplire alla mancanza dei leader. L'Inter mi sembra che il periodo un po' negativo è figlio anche magari di un periodo un po' negativo. Questo è una mancanza dell'Inter. Ma secondo me, Carlo, l'Inter potrebbe veramente sopperire alla mancanza di qualsiasi giocatore, tranne Brozovic. Brozovic è quello che, e l'abbiamo visto poi. Infatti, mi hanno detto che non ha giocato bene a Bologna. No, a Bologna non c'è male, ma però era in campo, e il primo tempo ha giocato bene, però le partite dove proprio non c'era, perché è mancato, perché era infortunato, disastro totale. Errore vendere Sensi? Io, guarda, mi sono arrabbiato tantissimo, perché è vero che è sempre rotto, è vero che magari... Se manca Brozovic, deve giocare o Gagliardini, o Vessino, o Çalhanoğlu in una posizione adesso sua. Avrebbe giocato in quel periodo lì, avrebbe giocato Sensi, e io mi sono arrabbiato con Sensi e gli ho detto: tu non puoi mollare la maglia dell'Inter per andare alla Sampdoria da Giampaolo in prestito, perché deve arrivare il tuo momento. E lui aveva giocato in Coppa Italia contro l'Empoli segnando il gol decisivo. Stava arrivando il suo momento, non ha avuto pazienza. Direi che vincitori, visto anche il calore dei 70.000 che ho visto contro la Roma, e poi 16.000 a Roma contro la Lazio del Milan, 16.000 saranno a Verona. Direi che in questo senso due vincitori assoluti è questo calore del pubblico, forse figlio anche di tanta assenza dagli stadi, però indubbiamente Milan e Inter... Non dico che non debbano lamentarsi, devono essere gratificati da questa passione. Ho visto nel derby del 3-0 con una curva del Milan molto tonica, anche una curva dell'Inter altrettanto. Quindi è banale, sai che non ci piacciono le banalità, il dodicesimo uomo in campo eccetera, però il calore, secondo me, se il Milan ha vinto a Roma con la Lazio, quei 16.000 sono stati fondamentali. Bellissimo vedere gli stadi pieni, hai detto bene tu, molto toniche le curve sia di Inter che di Milan. Chissà se in futuro vedremo ancora Inter e Milan nello stesso nuovo stadio, o se magari... Come la stai vivendo questa cosa? Temi un po' o no che il Milan prenda e vada e si costruisca lo stadio? Tutto da vedere. Io ti dico la verità, non la temo, anzi, poi vabbè, i ricavi, non ricavi. No, parliamo di cose emozionali. Quando ho sentito che c'era la possibilità, nel caso in cui il Milan si fosse fatto lo stadio da solo, per l'Inter di rimanere a San Siro ristrutturandolo, poi dopo ho visto progetti, il terzanello, a me non dispiacerebbe. Infatti, a molti tifosi, di lasciare l'Inter nel loro San Siro è una cosa che poi è chiaro che bisogna andare avanti, guardare, ma io l'ho chiesto anche a mio figlio una volta, ma no, cioè San Siro, se deve essere abbattuto ci dispiacerà, però lì, ma lasciare l'Inter a San Siro, fatevi il vostro stadio, Carlo, che San Siro ce lo teniamo noi. Chiudiamo, senti, a livello emozionale è la prima volta una lotta così, perché l'ultima volta 10 anni fa, però nelle ultime 4 giornate il Milan aveva distaccato l'Inter dopo il derby della doppietta di Pato. E per tanti della tua generazione e anche per me, io una testa a testa a 3 giornate dalla fine con l'Inter,
col Napoli ma non è l'Inter, con la Lazio ma non è l'Inter, e quindi direi che è una cosa nuova. In questo caso te la ricorderai per sempre in maniera meravigliosa per chi vincerà. È chiaro, adesso io cerco di essere positivo, anche se, insomma, a memoria di com'era la mia situazione fino a poco fa, devo ogni tanto anche sforzarmi di essere positivo, però non è detta l'ultima parola. Certamente, saranno importanti gli episodi, i fatti emozionali, però ecco, diciamo così, io spero che vinca il Milan ovviamente, ma è una vittoria, se dovesse vincerla il Milan, proprio importante, cioè anche perché, tu lo sai, per entrare nella leggenda di una vittoria non puoi battere una squadra scarsa, una squadra piccola. Quindi se vinci la Coppa Italia in finale con la Juventus, non è come l'avete vinta forse l'ultima volta col Palermo, perché il Palermo è una squadra importante, di una città importante, con una tradizione importante, ma non appartiene ai top club italiani, però batti la Juventus. Il Milan, dopo che 2 anni di grande cammino, riesce eventualmente, vedremo, speriamo per quello che mi riguarda, battere l'Inter, hai battuto un grande avversario che ti è stato lì fino all'ultimo. Per entrare nella leggenda, per andare sull'Himalaya, bisogna scalare 8.000 metri, perché sennò si va sul sempre difficilissimo Resegone, dove io cadrei al primo fossatino. Però indubbiamente non andare alle Milan. Qui c'è la signorilità di Carlo Pellegatti che dice che vuole che vinca il Milan, ma dà nello stesso tempo della grande squadra all'Inter. Eh beh, certo, lo diceva la classifica, lo diceva lo scudetto, ce l'avete ancora voi per adesso, no? Quindi avete vinto, è ancora lì, e adesso speriamo che i ragazzi prendano una furbicina e tentino di sfilarlo, e vediamo, speriamo. Maignan, come ha fatto Abbiati con Bucchi nel 99, non c'era lo scudetto, ma qualcuno l'aveva già magari cucito e stava già cadendo, gli ha rimesso un filo. Vedremo. Io ringrazio Luca Mastrangelo. Grazie a te, Carlo. Io, per fortuna di mia moglie, ma perché non siamo ricchi come te, perché tu sei tradizionalmente ricco di famiglia, non rompiamo i piatti, e meno male che la compagna, fidanzata, signora, non lo so, Mastrangelo, non va a fare gli acquisti da Richard Ginori, se no altro che video su e altro che applicazioni su numero 10. Ciao, grazie. Ciao.